Allora, ciao Francesco e Sofia. Facciamo questa prova per dimostrare perché l'uovo, il confronto fra uovo sodo e uovo crudo. Abbiamo questo paletto di metallo e questo anello di metallo, pesano circa uguale, hanno quasi la stessa massa. Questo rappresenta l'uovo sodo, è tutto sodo e quindi se ne sta, la materia se ne sta ferma. Questo rappresenta l'uovo crudo. E quando ruota la materia migra verso l'esterno, qui fanno i grulli. La materia migra verso l'esterno, in particolare il tuorlo che è denso migra verso l'esterno per cosiddetta forza centrifuga. Allora, facciamo la prova. Li faccio andare tutte e due e vediamo chi va. Quindi stanno rotolando. La questione è chi rotola meglio e chi rotola peggio. Pronti, attenti, via. L'uovo sodo rotola molto meglio perché, come si dice tecnicamente, l'uovo crudo con la materia che va verso l'esterno ha una inerzia rotazionale maggiore. Ci vuole più tempo per riuscire a mettere in rotazione un oggetto che ha la materia lontana dal centro di rotazione. Invece qui, per mettere in rotazione questo oggetto, ci vuole molto meno. Perciò finché Aggiungi, vieni. ballerina, Esatto, ciao ciao. esatto, Perciò finché fondamentale. ballerina, quando uno fa Chiude una le piroetta, braccia. che chiude le braccia, giri su te stessa molto più velocemente. Quindi, quando ruoti con le braccia chiuse, sei un uovo sodo che gira velocemente. Se tutto a un tratto ti squacqueri, ti sciogli, le braccia se ne vanno in fuori e Rallenti. rallenti perché far ruotare le braccia che sono lontane dal centro richiede Più molto più energia. tempo, più energia e quindi si ruota meno. Ve lo rifaccio, ecco Bobo. la prova di Ciao nuovo. ciao. Vai.